Il tema dei corpi extravaganti è un tema fondamentale in un contesto come quello che stiamo vivendo a livello politico, perché il tema del corpo, il corpo razzializzato, il corpo non conforme, il corpo emarginato, in tutte le sue varianti è un tema fondamentale, no? Le famose devianze del governo in carica, no? E di conseguenza rivendicare il nostro diritto di essere persone e di essere noi stesse sarà una cosa fondamentale. Abbiamo voluto metterlo al centro del tema politico del nostro village e del nostro Pride di quest'anno. Abbiamo dedicato questa edizione del Liguria Pride Village al tema dei corpi, i corpi di tutte, tutti, tutto. Ognuno di noi se ne porta uno, è il corpo che incontra il corpo dell'altro, dell'altra, e quindi è anche sul corpo che partono le prime forme di pregiudizio, di discriminazione, di offesa e di violenza, ma anche è il luogo dell'incontro e quindi della conoscenza dell'altro e della curiosità nella conoscenza dell'altro. Quindi vogliamo affrontare nel modo più ampio possibile questo tema, chiamando a parlarne diverse persone. Avremo, vabbè, il Village Kids, che sarà come sempre una parte fondamentale, giusto per andare a smontare, no, il grande stereotipo del fatto che noi vogliamo portare la teoria gender e condizionare i bambini, questa grande palla storica che ci stanno spacciando, no, i grandi movimenti conservatori nel mondo. E quindi sarà importantissimo dare un buon esempio, no, di quella che è invece la realtà delle cose, cioè una grande forma di civiltà e di insegnamento ai bambini di davvero accettare qualunque tipo di persona e qualunque varietà dello spettro, delle sfumature umane, no? E tantissimi eventi, il village sarà come sempre una grande omogeneità di eventi culturali, eventi di intrattenimento. Ci saranno i nostri cavalli di battaglia storici, no? Come la Silent Disco, il Gender Hockey, comunque eventi che ci contraddistinguono, ma ci sarà spazio anche per presentazioni, dibattiti, il talk. Avremo un talk con Zena Trans, che sarà una puntata speciale del podcast Radical Queer, che è un podcast del network Good Morning Genova. E sarà davvero bello portare anche quella che è l'esperienza dei corpi trans in un contesto aperto al pubblico, in un contesto di piazza, e dibattere sul corpo trans che molto spesso è giudicato, marginalizzato, omologato e binarizzato. Pesa su tutte e tutti le persone che in Italia vivono in condizioni di difficoltà, discriminazione, sfruttamento, pregiudizio, pesa il governo attuale, il governo che in particolare contro le donne e contro le persone LGBT ha messo i primi punti della sua agenda. Gli alleati e gli alleate sono le persone che si rendono conto che abbiamo insieme un unico avversario, insieme abbiamo un unico obiettivo, e l'obiettivo di chi oggi vive in condizioni di difficoltà, sia per l'orientamento sessuale, sia per il lavoro, sia per il colore della pelle, sia per la disabilità, sia per mille mille cose, no? Il diritto all'autodeterminazione, ecco, cioè quella è l'alleanza, che ognuno a partire da sé ha motivo per stare insieme al Pride, nella gioia, ma anche nell'idea che stiamo contestando, protestando per avere un mondo diverso, un mondo migliore, più vivibile per tutti, tutte e tutti.